siamo qua alla conferenza stampa per presentare la giornata del 6 aprile dove si riaprirà la strada SP227 per Portofino. Sono stati mesi di intenso lavoro, però ad oggi c'è la soddisfazione di dire abbiamo fatto nei tempi previsti, anzi con 2 settimane rispetto a quello che era il termine indicato nella gara di appalto. 6 aprile quindi la festa, il 7 la riapertura con senso unico alternato a tutti, quindi ai veicoli privati e ai mezzi di ATP che faranno appunto il servizio pubblico. Abbiamo l'intenzione di proseguire poi col senso unico alternato fino a giugno, quando la strada verrà riaperta nel doppio senso. Quindi a distanza di pochi mesi ridiamo il collegamento sulla strada provinciale di Portofino e questo è un ottimo risultato in vista della stagione estiva. Sono stati mesi sicuramente impegnativi, le popolazioni hanno subito un disagio importante e anche l'economia ha rischiato di essere in sofferenza, perché poi sul brand Portofino, su Portofino c'è un'economia parallela dei comuni limitrofi e quindi i turisti non potendo raggiungere Portofino o quantomeno potendolo fare ma con una maggiore difficoltà rischiavano poi di appesantire una situazione che non è facile. Una grande sinergia con tutti gli uffici di città metropolitana, dall'ufficio gare all'ufficio ovviamente strade. Beh, per questo risultato tutto ha funzionato al meglio. Gli uffici di città metropolitana si sono coordinati in modo brillante, ma devo dire che c'è stata anche una collaborazione importante ed efficace con i comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino e con la regione, che ha fatto anche lei la sua parte. Città metropolitana, comuni e regione. Regione Liguria, una forte sinergia, una risposta concreta, una risposta che può rappresentare tanto anche dal punto di vista simbolico per l'Italia, per tutta l'Italia, perché ricordo che anticipare nel pubblico un'opera così importante non è da tutti. Rappallo Santa Margherita Portofino stanno vivendo un periodo molto particolare, hanno vissuto un periodo molto particolare nel red carpet, nel momento di gioia, l'hanno vissuto ahimè anche nei momenti più difficili e adesso sono di nuovo a festeggiare, siamo tutti di nuovo a festeggiare assieme. Rappallo sta dando delle risposte altrettanto straordinarie, perché in 5 mesi siamo riusciti a spostare circa più di 286 barche, di conseguenza i numeri parlano da sé, e abbiamo solamente 9 barche ancora sul lungomare, tanto è stato fatto, ancora qualcosa da fare, ma arriveremo in stagione naturalmente efficienti al 100%.